Buonasera, bentornati all'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con la testata giornalistica Napoli News Magazine, format di Ager Campanus. Questa sera, prima di presentare gli ospiti in studio, abbiamo un collegamento con Roma, un collegamento telefonico. Parleremo di privacy, un problema quotidiano che incontriamo in qualunque azione noi commettiamo quotidianamente. Intanto volevo salutare gli amici da Roma in collegamento, Antonio Mattia, il direttore della testata, che sta presentando in questo momento nel Castello Baronale di Fondi le Marocchinate, cronaca di uno stupro di massa, un'opera straordinaria di Emiliano Ciotti. Detto questo, passo immediatamente la linea alla redazione perché c'è un comunicato appunto di redazione da lanciare. Prego, regia. Questa misura cautelare segue di 18 mesi un sequestro preventivo che aveva dato impulso a una molteplicità di attività difensive che andavano da interrogatori, peraltro molto articolati, produzioni documentali e collaborazione costante con gli organi inquirenti. E la presenza costante anche di questo difensore con gli organi inquirenti era tale da escludere un provvedimento di tale portata. Naturalmente seguiremo quelli che sono i percorsi che il nostro codice ci impone, dall'interrogatorio di garanzia fino al Tribunale della Libertà. Un dato che sicuramente irrita e che incide su quello che è la libertà di manifestazione del pensiero e che al di là di quelle che si ritengono esigenze cautelari, tutte da verificare nelle sedi opportune, nel rispetto al lavoro dei magistrati, e che in qualche modo il ruolo di editorialista dell'avvocato Varriale viene messo, come dire, in forte discussione. E si dice chiaramente che attacca quotidianamente la Guardia di Finanza. Ora è chiaro che questa attività ha i suoi danni e è svolta proprio dagli organi e dal corpo della Guardia di Finanza, ovviamente coordinato dai magistrati della Procura della Repubblica. Ma abbiamo in più contesti precisato una serie di dati. Siamo in presenza di reati tributari, in questo caso si parla di una sorta di quid pluris di debito tributario di modesta entità. Posso comprendere il riferimento ad un altro sequestro preventivo che chiaramente noi avremmo censurato, ma probabilmente da parte di questa difesa la misura cautelare degli arresti domiciliari appare davvero poco comprensibile. Quando si parla di reati tributari si fa riferimento sostanzialmente a fatture che devono essere riportate nei bilanci, a operazioni di compensazioni, come avviene ovviamente per ogni società, per ogni azienda che ha un minimo di esperienza, sa che molto spesso le compensazioni avvengono nell'assoluta legittimità. In questo caso ci sono alcune voci che sono riconducibili a dei capi di imputazione in cui si ritiene queste fatturazioni non vere, oggettivamente non esistenti. Su questo noi stiamo offrendo prove difensive che sono di segno opposto e che un giudice terzo dovrà in qualche modo valutare. In gran parte sono state assolutamente tutte prodotte per quanto riguarda la contestazione fino a ieri, l'altro ieri, in qualche modo avanzata. Oggi si fa riferimento ad un altro segmento, ma su questo punto noi puntualmente offriremo un contributo difensivo. Seguiremo i nostri spazi con assoluto rispetto degli organi inquirenti e dei magistrati, come abbiamo sempre fatto. Benissimo, siamo rientrati in studio. Noi facciamo i nostri auguri migliori all'avvocato Lucio Varriale, editore di questa emittente. Passo a presentare immediatamente gli ospiti in studio. Li ringrazio innanzitutto per la partecipazione. Parto dal dottore Andrea Castaldo, dottore commercialista. Al suo fianco, Buonasera. dottore commercialista sempre, Fabio Forlano. Buonasera. Benvenuto, Fabio. Vincenzo Guetto, tecnico informatico, e il Buonasera. dottore Edoardo Sorrentino, commercialista anch'egli. Buonasera. Noi stasera, come dicevo, parleremo di un argomento.
di un argomento che ci sta molto a cuore, perché è un argomento che tocchiamo con mano quotidianamente quando utilizziamo i social, quando siamo in banca per fare delle operazioni, c'è gente che disattende quello che è il limite minimo di sicurezza e di garanzia di privacy. Quindi sulla scorta di questa, ma anche degli impianti audiovisivi che troviamo un pochino all'interno di aziende per le strade, quindi proprio parlando di impianti audiovisivi, per esempio all'interno di una struttura ricettiva o di un bar anche, dove frequentemente prendiamo il caffè, Fabio Forlano. In qualsiasi unità o locale che noi ci richiamo, comunque possiamo trovare degli impianti di videosorveglianza, che non sempre questi impianti di videosorveglianza vengono dichiarati dal chi ha la proprietà di questo di questa struttura, vengono dichiarati, appunto l'addetto può sapere di essere videosorvegliato. Quando entriamo in un tal locale dobbiamo ben precisare che le riprese possono essere effettuate soltanto sul pubblico che entra e non sugli addetti che lavorano all'interno dell'unità. Ciò cosa significa? Che noi non possiamo andare a controllare i nostri dipendenti che cosa fanno e cosa non fanno, non possiamo mai riprendere le cassiere, non possiamo mai riprendere chi maneggia i soldi. Ciò perché? Perché andrebbe a lenire comunque i diritti di privacy dei nostri dipendenti, e per quello stesso motivo noi andremo a mettere una cartellonistica che andrà a identificare i singoli clienti che entrano, che per motivi di sicurezza quel determinato ambiente è videosorvegliato. Perfetto, perfetto, molto molto chiaro. Dottor Sorrentino, la prima legnata parte da lei. In veramente, so che è materia molto complessa e anche molto articolata, la 679, che cos'è? La legge del 2016, giusto per far capire a chi ci segue da casa di cosa stiamo parlando. La 679 è il decreto che praticamente europeo che modifica e integra sostanzialmente la 196, che è la base della legge della privacy. È una istituzione o una grossa novità nel diritto della privacy, perché sostanzialmente modifica un concetto primario nel nostro ordinamento, che è quello di non recepire più l'obbligo del fare, ma di effettuare, secondo il principio di accountability, che è un principio principalmente anglosassone, dimostrare in sede di controllo che chi è preposto ad effettuare la tutela del dato ha posto in essere ogni utile iniziativa affinché il dato venga tutelato nel rispetto della legge. Perfetto, bravissimo. Lei è sempre molto tecnico, è stato già nostro ospite, stasera sta facendo veramente il bravo. Allora, Enzo Guetto, quali sono le principali difficoltà che si trovano e che si incontrano nell'ambito appunto della tecnologia, perché è un altro elemento che noi tocchiamo tutti i giorni, il telefonino, il computer? Allora, Come ci si può un pochino parare? Ecco. Una delle principali cose che noi facciamo è il sopralluogo aziendale. Una volta che entriamo all'interno vediamo quali sono le contromisure che loro già hanno adottato o che ancora devono adottare per quanto riguarda la normativa nuova della privacy. Quindi le prime cose visive che vediamo è che se loro hanno già una porta blindata, hanno videosorveglianze, hanno allarmi di antifurti o hanno, diciamo, armadietti blindati dove loro dovrebbero custodire i dati sensibili su quali tra loro trattano. Una volta visto questo andiamo più sullo specifico, quindi sul tecnico, quindi sui strumenti elettronici che loro utilizzano, quindi PC, tablet e quant'altro, nei quali noi vediamo se ogni PC ha accessi personalizzati, quindi non devono avere password banali ma devono avere password robuste che sono alfanumeriche. A volte anche maiuscole e minuscole. Non devono essere banali, questa è la principale cosa, e non devono essere uguali per tutti i computer, quindi ogni computer aziendale deve avere una password diversa. Fatto ciò, una volta che vediamo questo, vediamo quali sono i programmi gestionali quali loro utilizzano, perché se loro utilizzano programmi gestionali devono essere criptati, come le cartelle nei quali loro contengono i dati sensibili. Una volta visto questo, vediamo anche se loro hanno degli antivirus sui computer che devono essere obbligatori, devono essere aggiornati ogni settimana, ogni mese. E vediamo infine... A seconda dell'entità e dell'importanza dell'azienda, chiaramente. Sì, però gli antivirus devono essere obbligati e devono essere licenziati. Quindi non devono essere, non originali. Craccati, ecco, diciamo così. Come per esempio i programmi Office, quindi Word, Excel, PowerPoint, cioè devono essere tutti licenziati e non devono essere craccati.
Una volta visto questo, noi dobbiamo vedere se loro hanno dei NAS remoti. Questi NAS remoti a cosa servono? Servono a collegare tutti i computer che stanno in rete e quindi a proteggere in contemporaneo con l'antivirus tutti gli attacchi web che loro possono ricevere. Quindi questi NAS, oltre a questo, aiutano anche a fare dei backup, diciamo, remoti di tutti i dati che loro trattano. Quindi questi dati devono essere poi suddivisi su due cartelle, uno in remoto e un altro su dischi ottici. Perfetto, molto molto bene. È una materia, io l'ho detto in apertura, è una materia ostica, pesante, però è una materia che ci tocca da vicino in ogni istante della nostra vita, dottore Castaldo. Tanto è che sia Samsung che Apple hanno assunto immediatamente delle posizioni molto precise. Beh, dobbiamo dare atto che almeno loro hanno cominciato ad assumere delle posizioni, perché in realtà ci sono dei grossi altri operatori che ancora disattendono la normativa e soprattutto disattendono quello che è lo spirito della normativa europea. Che noi, per parlare degli interventi che cercano di fare o che hanno posto in essere sia Samsung che Apple, dobbiamo fare un passo indietro, capire la genesi, da dove nasce. Oggi dobbiamo considerare che la più parte di noi utilizza smartphone, telefonini, utilizza strumenti informatici con una facilità a dir poco impressionante. E non ci rendiamo conto che ogni volta che noi utilizziamo questi strumenti, in realtà immettiamo una fonte di un mare di dati di natura personale all'interno di un fiume che scorre rapidamente, quale è la rete. All'interno di questo fiume c'è di tutto e noi lasciamo traccia di tutto. Io un esempio emblematico, penso ai genitori quali postano continuamente praticamente su Facebook o su altri social le foto dei figli, non rendendosi conto che li espongono ad attacchi da parte di soggetti poco raccomandabili che possono utilizzare quelle foto o attraverso quelle foto possono risalire a tutto una serie di altri fattori sociali che possono in qualche modo minare poi quella che è la stabilità e la sicurezza familiare del vissuto quotidiano. Allora, per tornare alla domanda, Samsung e Apple si stanno organizzando per porre in essere una serie di criptazione di dati anche sul telefonino, in modo tale che si creano delle sezioni riservate all'interno delle quali uno può mettere soprattutto quelli che sono dati che ritiene a suo avviso pregiudiziali o pregiudizievoli per la propria incolumità, e può conservare in quelle sezioni anche dati che tratta curando rapporti con le società. Perché un altro aspetto che non va tralasciato è che ognuno di noi nel quotidiano, vivendo rapporti lavorativi, molte volte trasponde questi rapporti all'interno di quelli che sono questi strumenti informatici di cui si è parlato in precedenza. E quindi ci sono una molteplicità di dati che vengono trasferiti via mail, può essere la fattura, può essere la ricevuta del medico che si intende trasferire magari al commercialista, all'interno della quale però vi sono una serie di informazioni che sono sensibili. Tutto questo andrebbe fatto con un sistema protetto. Ad oggi, diciamo, la collettività è estremamente esposta. Perfetto, noi prima di lanciare il secondo blocco pubblicitario voglio ricordare a chi volesse intervenire in trasmissione può contattare lo 081 193 24 238 oppure con la diretta Facebook, anzi ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento e sono numerosi nonostante la tematica estremamente pesante. Pubblicità. Ed eccoci qua, siamo ritornati in studio. E volevo ritornare a approfondire proprio con Enzo Guetto, che è tecnico informatico, lo voglio ricordare, appunto uno dei contenitori più grossi di informazioni non tutelate potrebbe essere appunto Facebook, ma anche Twitter o qualunque altro social, perché là immettiamo immagini, informazioni di qualunque natura e non c'è un ente che tuteli o che controlli o verifichi, giusto? Sì, allora una delle principali cose quando noi andiamo nelle aziende è controllare i computer dei dipendenti.
quando entriamo in questi computer, una delle principali cose che non dovrebbero starci sono i dati sensibili propri, quindi foto dei bambini, foto dei genitori, foto delle mogli, sono cose che... Quanto è rischioso? È molto rischioso, perché qualsiasi persona, essendo che poi la maggior parte delle aziende non ha ID personalizzate, quindi qualsiasi persona può accedere, diciamo, a questi computer, e quello è il danno. Perché quindi un danno doppio, un danno triplo, informazione personale ma anche un danno aziendale. Molto, molto, molto complicato. E quindi quello che io consiglio la maggior parte delle volte quando vado in azienda è che loro non dovrebbero avere questi dati, cioè l'unica cosa che dovrebbero avere sui computer sono i programmi gestionali. E quindi basta. Inibire l'utilizzo terzo, sì. Diciamo così. Perfetto, grazie. Allora, dottore Castaldo, però c'è una cosa che a me piace capire e vorrei far capire anche ai nostri telespettatori. Tutte le partite IVA, quindi, sono assoggettate, hanno l'obbligo addirittura di fornirsi di un manuale di tutela dei dati sensibili, o sbaglio? Allora, vengo subito al dunque. Proprio in virtù di quelle che sono le problematiche a cui si cennava prima e a questa molteplicità di dati che è contenuto negli strumenti informatici, l'Europa tutta si è dotata di strumenti di tutela. Nel nostro caso specificatamente è entrata in vigore la nuova normativa sulla privacy, che aggiornando, teniamo conto che di privacy si parla dal 1994 all'incirca. Dopodiché nel 2006 vi è stato un primo provvedimento, siamo arrivati adesso a recepire l'ultima normativa europea, la quale prevede praticamente che dal 1 gennaio, prima era l'adeguamento doveva essere a maggio del 2018, dal 1 gennaio 2019 tutti si devono adeguare praticamente alla nuova normativa. Sono previste delle sanzioni che sono veramente estremamente esose, addirittura pensate che in alcuni casi genericamente la sanzione arriva al 3% di quello che è il fatturato mondiale. Questo per far capire di quanto sia sentito a livello comunitario il problema. Probabilmente da questo punto di vista l'Europa è avanti rispetto a tanti altri paesi, è avanti rispetto a, sicuramente rispetto ai paesi asiatici, ma è avanti anche rispetto agli Stati Uniti da questo punto di vista. Allora, dal 1 gennaio tutte le partite IVA si devono adeguare, vanno adottati degli strumenti di controllo e verifica all'interno dell'azienda per la tutela dei dati sensibili. Va informato il cliente o il soggetto col quale l'azienda viene in contatto che i dati che si ricevono saranno utilizzati, e va specificato il fine per il quale questi verranno utilizzati, e si deve esplicitamente richiedere il consenso. Ovviamente la richiesta di consenso può avvenire anche in maniera informatica, attraverso un'email inviata direttamente alla controparte. Difatti, però l'azienda si deve dotare di strumenti di controllo e di autovalutazione di quello che è l'impatto che una mancata o scorretta tutela di questi dati personali può generare praticamente nell'ambiente circostante e quindi nell'ecosistema nel quale essa è inserita e si trova ad operare. Un attimo solo. Quindi, Sorrentino, per mettere un attimo ordine, perlomeno cronologicamente, noi siamo partiti nel 94, se la memoria non mi inganna e lei mi corregga se sbaglio, con la 101, passati alla 196 per arrivare attualmente alla 670, alla 679 praticamente, che sarebbe l'ultima direttiva 2016. È corretto questo come informazione? Sì, la 196 è la madre sostanzialmente della privacy nella legislazione italiana. Ma il vero problema che nasce appunto con la recezione di quella che è la 679, perché, come diceva il dottore Castaldo, l'obbligo di tutti coloro i quali hanno partita IVA, ma anche della pubblica amministrazione. Io la interrompo ogni qualvolta sento delle cose che mi stimolano e che possono essere interessanti anche per i nostri ascoltatori. Faccio un esempio e mi scusi se la interrompo proprio adesso. Noi abbiamo detto che tutte le partite IVA
hanno l'obbligo di dotarsi. Dove lo possono fare? Guardi, esistono società e professionisti che si occupano esclusivamente di privacy e effettuano l'analisi del rischio della società. Che cos'è l'analisi del rischio? È sostanzialmente quello che diceva in prima il dottor Castaldo, tradotto in sintesi, cioè valutare se vi sono le condizioni per garantire che i dati trattati dall'azienda siano effettuati nel rispetto della legge e quindi dimostrare in fase di controllo quel principio sostanziale che dicevo nell'intervento precedente, che è dimostrare che l'attività è stata effettuata nel rispetto della legge. Quindi viene meno il principio del fare e vi è l'obbligo della dimostrazione dell'agire. E qui vorrei, se mi consente, un breve inciso. Prego. Anche sul consenso. Il consenso è fondamentale, è qualcosa di determinante, deve essere semplice per colui il quale deve rilasciare il consenso, e con la stessa semplicità con la quale il consenso viene dato vi è la possibilità di revocarlo. Mi faccia però capire, perché ripeto, è materia molto spigolosa, al limite proprio dell'ostico. Accredia, che a molti non dirà nulla, è l'ente unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano. Tuttavia devono ancora essere determinati i requisiti, i cosiddetti requisiti aggiuntivi. Quindi se io domani, imprenditore, vado da Accredia e vedo che non hanno ancora la struttura per potermi dotare di questo manuale, ma proprio praticamente da chi vado? Allora, mi consenta, dottore Angrisano, c'è da fare una precisazione. Decreto 679 impone con l'articolo 29 l'obbligo della formazione. Perfetto, che è una formazione biennale, annuale, che deve essere fatta a tutti coloro i quali utilizzano il dato personale, e vi è la responsabilità, che non solo è di carattere pecuniario, ma potrebbe anche andare a insorgere anche in responsabilità penali, laddove lei immagini, per esempio, vi sia un certificato medico oppure su dati sensibili, dati che riguardano l'aspetto sanitario, e vi sia una violazione della patologia. E quindi dicevo, la formazione è fondamentale. L'articolo 33 a cui lei faceva riferimento, perché non è stato ancora recepito dal governo italiano, prevede che bisogna costituire società preposte per la formazione, ma nelle more i dottori commercialisti e società preposte a questo tipo di attività possono esercitare attività di formazione presso le strutture che ne fanno richiesta. Ci tengo a precisare che il fatto di aver dato espresso il consenso al trattamento del dato, la possibilità di aver nominato il titolare al trattamento del dato nell'ambito della società, non esclude il titolare dell'azienda, il titolare del trattamento, ha responsabilità altissima, ove mai non dimostri di aver fatto formazione nei confronti di coloro i quali sono preposti sotto la sua autorità ad utilizzare il dato stesso. Castaldo, la privacy è regolamentata anche da una policy. Scusi lo scontro di Ypsilon finali, ma sono termini anglosassoni, quindi la privacy è regolamentata da un meccanismo di policy. Mi spieghi a tutti quanti noi. Allora, io mi deve consentire di ritornare un attimino. Prego. Sull'argomento precedente, perché è una cosa che mi preme. Lei prima, nella domanda precedente, dice: ma allora chi è titolato? Bravissimo. Visto che Accredia non ancora. Sì. Allora, tenga conto che la privacy è materia
praticamente fa parte delle materie di cui si occupano i dottori commercialisti. Lo dico non per, come dire, per spirito di parte o per tutela di quella che è la mia categoria professionale, ma semplicemente perché nell'ambito di quello che... Non è un caso che ho tre commercialisti in studio, avrei chiamato gli avvocati. No, le volevo dire che nell'ambito di quello che è il nostro percorso di aggiornamento professionale continuo è previsto proprio la privacy. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti ha pubblicato un documento per quanto riguarda proprio gli adempimenti da porre in essere e le modalità con cui devono essere posti in essere gli adempimenti inerenti alla privacy. Un'altra cosa che mi preme sempre sottolineare è che purtroppo in Italia si vive di troppi luoghi comuni, probabilmente perché c'è troppa normativa in generale, per cui praticamente questo genera un'indigestione e a volte l'approccio non è quello corretto da parte del contribuente in generale. Allora, se noi consideriamo che il problema della privacy è un problema di sostanziale per la serenità delle famiglie e per la serenità dei rapporti sociali, dobbiamo considerare che questo non si può concludere in un adempimento formale che è quello di dotarsi da parte dell'azienda o dell'imprenditore di turno del manuale, come lo si è fatto molte volte anche per l'HCCP e per tanti altri adempimenti normativi, il manuale della privacy del quale io dico che cosa devo fare o descrivo quello che dovrei fare. In realtà occorre fare un passaggio ulteriore. Il manuale serve ad andare a identificare all'interno dell'azienda quelle che sono le criticità. Poi bisogna risolvere quelle criticità. Perfetto. Io volevo dire un'altra cosa proprio su questo argomento che è ampissimo. Dovremmo fare almeno altre due puntate su questa cosa. Io penso immediatamente al diritto all'oblio. Vogliamo spiegare che cos'è e soprattutto come funziona? Ma proprio sì. Un telegramma. Allora, mi viene in mente, quando parliamo di diritto all'oblio, mi viene in mente la definizione che è riportata sulla principale enciclopedia informatica, che è Wikipedia. Praticamente ci saranno almeno scritte 3-4 pagine per cercare di identificare questo diritto. Immaginiamo in generale che noi abbiamo fornito alla collettività, direttamente o indirettamente, una serie di informazioni su quello che è il nostro status sociale o su quello che è la nostra vita, il nostro quotidiano. Un giorno decidiamo praticamente di non volere più questo tipo di pubblicità, di non essere più un soggetto pubblico o soggetto alle attenzioni di terzi. Che cosa facciamo? Abbiamo la possibilità di poter richiedere all'ente che è titolare di questi dati di essere sollevato. In che modo? Però questo è uno dei principali terreni proprio di scontro, il diritto all'oblio. Eh sì, perché qui ci sarebbe tanto da dire, in realtà. È tanto da dire perché? Perché innanzitutto si pongono dei problemi di natura oggettiva. Le spiego. E poi andiamo sul piano invece più generale. Dal punto di vista proprio pratico, se il padre di famiglia ha pubblicato la foto del figlio minorenne e questo figlio minorenne è stato soggetto ad attenzioni da parte di terzi... di qualunque natura. Ecco, perfetto, di qualunque natura. Io posso richiedere all'ente che ha le foto, in questo caso potrebbe essere Facebook, potrebbe essere Twitter, qualunque social, di rimuovere quelle foto, ma come faccio a garantirmi che i terzi che sono venuti a conoscenza di quel tipo di informazione le rimuovono anche loro? Il GDPR in questo senso ci viene incontro, perché in qualche modo prevede che il soggetto che ha trattato il dato debba intervenire presso terzi affinché questo dato sia rimosso. Ma capiamo infatti, che siamo... Io le chiedo scusa, giusto per non... per alimentare anche i nostri ascoltatori, c'è una battaglia fra Google e Wikipedia, perché Google ha recepito e ha annullato tantissimi dati, mentre invece Wikipedia, che è una enciclopedia online, fa fatica ad eliminare questi dati. Ma penso anche agli elenchi di nomi o di aziende che sono spesso irrorati sul mercato a pagamento.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E questo è il vero problema. Il vero problema è proprio qui. Chi controlla il controllore innanzitutto? C'è il garante della privacy, che è l'organo supremo che praticamente gestisce tutta la materia così complessa. E correttamente, come si diceva in precedenza, con la stessa semplicità che io soggetto do il consenso, con la stessa semplicità io posso recedere dal consenso stesso. E questo comporta la possibilità di eliminare quei dati che sostanzialmente non sono utilizzati o non sono più utilizzabili dalle società. Perfetto, però, ricolleghiamoci a quello che dicevamo prima. Tutto questo, voglio dire, pone ancora un ulteriore problema, perché il diritto all'oblio praticamente trasferito su un piano proprio del diritto si pone in conflitto con un altro diritto, che è quello di cronaca. Allora, poniamo il caso di un fatto di cronaca che sia accaduto qualche tempo fa, eclatante, che sia uscito su tutti i giornali. Ovviamente il diritto all'oblio confligge col diritto di cronaca, nel senso che il soggetto che è stato attenzionato dai giornali perché in quel periodo ha vissuto un procedimento, come dire, eclatante, quando ha diritto questo a vedersi in qualche modo cancellato dai social, quando può rientrare lui nella oscurità e vivere una vita normale? E qui, da questo punto di vista, ci sono anche una serie questo di... Questo glielo dico da giornalista, è veramente difficile, è sì. Veramente difficile, perché stanno casi, ma anche abbastanza eclatanti, addirittura di grossi reati, ma anche di omicidi, di persone, anche benché scagionate, ritornano alla ribalta in funzione di un delitto simile. Quindi, e tutto questo condiziona anche la vita delle famiglie, la vita, certo, dei figli e di tante generazioni che sono collegate direttamente o indirettamente a questi eventi, ma non solo dal punto di vista di chi ha commesso il fatto di cronaca, anche dal punto di vista di chi l'ha subito. Immaginiamo negli ultimi tempi praticamente tante donne che sono state sfregiate per esempio con acido, che a distanza di tempo rivedere ripresentata la loro storia per il diritto di cronaca, questo genera può generare non pochi problemi anche di natura psicologica. Quindi i due diritti si trovano sullo stesso piano e talvolta praticamente sono confliggenti. Il problema sarebbe proprio quello di... Ci stiamo avviando alla chiusura. Io vorrei fare un riassunto molto molto breve e faccio affidamento al suo potere di sintesi. Quindi noi abbiamo stabilito che partite IVA, imprenditori devono assolutamente, obbligatoriamente dotarsi di un manuale. Questo manuale, abbiamo capito che Accredi attualmente non è ancora in grado di fornirlo, di mettere in condizioni di ottenerlo, quindi bisogna rivolgersi a degli enti terzi che possono essere delle strutture gestite da commercialisti, visto che sono delle figure professionali principali, se non uniche, che si interessano della materia. Ce ne stanno diverse, ce ne stanno alcune particolarmente specializzate. Io mi permetto di dire ADR, perché conosco benissimo ADR Shell, è una di queste qua, nella sede di Nola, e non è un marchettone pubblicitario, ma è un ente con il quale ho avuto personalmente dei rapporti e posso dire che loro fanno un lavoro egregio, straordinario. Quindi noi possiamo dire alla gente che ci stanno degli enti anche privati che hanno delle caratteristiche straordinarie per poter veramente dotare l'utenza di quanto gli occorre, per garantire la privacy dei loro assistiti, clienti, ma anche delle aziende. Assolutamente, assolutamente sì. ADR ha dei professionisti validi che si occupano di questa materia, però volevo sottolineare e mi permetta di incidere su questo concetto che, ripeto, non è necessario solo la policy o il manualetto, come dicevamo,
è necessario che vengano espediti tutte quelle necessarie situazioni per fare in modo che in sede di accertamento il dato sia trattato dai sistemi informatici, per andare alla formazione, per avere poi la garanzia delle competenze, quindi le figure professionali e quindi la formazione. Assolutamente, la formazione che è fondamentale, che è lo strumento che poi consente di mettere in campo quelle iniziative affinché chi è preposto al trattamento del dato possa materialmente dimostrare di essere stato formato su quella specifica materia, perché altrimenti diventerebbe una mera situazione sterile che non avrebbe e non darebbe gli effetti che il legislatore vuole. Io volevo soltanto, mi consenta, sulla discussione che è stata fatta poc'anzi, fare un brevissimo commento. Il problema di sintesi, la vorrei sintetizzare in questi termini, è che la libertà del soggetto, la libertà del cittadino finisce dove inizia la libertà di un altro cittadino. E quindi sì. Nel concetto di privacy, nel concetto di libertà, dobbiamo comprendere che non bisogna oltrepassare quegli spazi invaricabili che portano poi a violare la libertà di un altro soggetto. E questo credo che sia la sintesi del discorso che consente anche poi di accedere a futuri processi. Proprio un flash, un telegramma, una battuta, abbiamo pochissimi minuti ancora a nostra disposizione. Quindi io ho fatto nome ADR, ma ce ne stanno tantissimi altri. Dicevo ADR perché effettivamente personalmente, per motivi proprio professionali, ho avuto a che fare e ho scoperto che è un'azienda che tratta veramente in maniera egregia questo segmento importantissimo della nostra vita commerciale. Quindi noi abbiamo parlato inizialmente anche di quella che è la formazione, quindi un elemento importantissimo, giusto? Sì, è un elemento importantissimo la formazione, in quanto, come abbiamo già detto, la formazione deve essere effettuata ogni periodo, ogni anno deve essere effettuata, perché se cambiano i titolari che detengono questi dati personali deve essere aggiornato, non solo il manuale, ma deve essere effettuata un'ulteriore formazione ai nuovi soggetti che vanno a mantenere questi nuovi dati per la società stessa. Perfetto, tutto il materiale che un'azienda... Tendenzialmente le aziende tendono a salvare tutto ciò che mettono all'interno dei loro gestionali, no? Informazioni vengono portate spesso su dischetti o su altri strumenti elettronici. Su hard disk esterni, di solito. Su hard disk esterni. In quel caso quali garanzie abbiamo? Allora, in quel caso devono essere criptati tutte e due, sia l'hard disk che CD esterno. E chi ha l'accesso? Solo il titolare del trattamento. Quindi poi è chiaro, vogliamo ripeterlo questo? Solo il titolare del trattamento che può delegare un suo dipendente. Quindi una persona deputata ben identificabile. Ben identificabile. Sorrentino, in una battuta e mezza, dai, a lei voglio dare un po' più di spazio perché so che ha tanta voglia di dire ancora tantissime cose. Noi abbiamo parlato appunto dell'oblio, abbiamo parlato ampiamente della 679, abbiamo detto che praticamente il GDPR non è, come qualcuno può pensare, un decreto legislativo, ma è un acronimo derivante dall'inglese, che sicuramente lei ricorderà. Gestione dei dati, lo diciamo in italiano? Così. General Data Protection perfetto, Regulation. Perfetto. Mi sono permesso di dirlo in inglese, scusate la mia pronuncia perfetta. Quindi? Lo traduciamo in italiano. Lo traduca per me. La gestione del dato personale, la gestione e il trattamento del dato personale, che è fondamentale, ripeto, perché come si diceva nel dibattito che abbiamo fatto stasera, l'Unione Europea è molto attenta su questi punti che sono focali nella vita dell'individuo, nella vita delle persone e quindi nella vita della società. Perfetto, noi speriamo, siamo veramente ottimisti, speriamo di avere dato un'informazione un pochino maggiore, più ampia rispetto a quella che è la conoscenza generale, l'infarinatura, come si dice nel gergo, del trattamento dei dati personali, quindi della privacy. Però su questo argomento noi prima o poi ci torneremo, perché è un argomento
che ci tocca, come avevamo detto in apertura, ribadiamo in chiusura, quotidianamente. Intanto io voglio ringraziare gli ospiti, il dottore Castaldo, il dottore Sorrentino, buonasera, il dottore Forlano e buonasera, Vincenzo Guetto, il nostro tecnico informatico che straordinariamente, buonasera, ci ha aperto un universo con tutte le informazioni tecniche. L'incontro tornerà venerdì prossimo ci sarà un argomento meno spinoso ma altrettanto importante, però non vi dico di cosa si tratta perché vi voglio venerdì prossimo in diretta 19:30 come tutti i venerdì. Buon fine settimana a tutti quanti, buona serata.